Marco, ma il nostro ospite? Doveva, non arriva. Doveva arrivare. Sai, c'era uno dietro lì che suonava. Suona? Bene anche, ti dico. Ma l'armonica? Eh sì. Ma è lui, no? È Filippo Lamantia. Ma dov'è? Andiamo. Benvenuto, ciao, ciao, Filippo. Ciao Filippo. Ciao. Allora Marco, visto che Filippo è passato in musica, sì, vediamo se riconosce anche questa musica. Prego, accendi lo stereo. Non vedo l'ora, guarda, non vedo l'ora. Uno, due, questa tre. Che strana, questa è la mitologica F-Type. Per me è musica allo stato, è una goduria. Filippo, la giuba l'hai portata, assolutamente, hai superato sì, l'esame sound, grazie, grazie, e quindi sei pronto per una giornata con Master Drive e con Motorbox in pista Monza, quindi tradizionale scambio delle casacche. Tanto non vedo l'ora, ecco qui la mia giacca, mi raccomando. Allora Filippo, l'orecchio ce l'hai, sì, ovviamente, adesso voglio vedere se hai anche il piede. Vabbè. Monza è considerato il tempio della velocità, è un circuito veloce e anche difficile. Ti faccio fare due esercizi prima che ci serviranno poi quando faremo i giri completi in pista. Perfetto, cercherò di impegnarmi al massimo e di non deluderti. Bravo. Bene le mani veloci sul volante. Filippo, sullo slalom sei andato bene, sei partito molto stradale, hai iniziato ad avere un pochino più di grinta. Adesso facciamo il primo approccio con la pista, ti porto a fare la staccata della variante. È un punto molto importante quello, sì, della variante, perché si arriva velocissimi e la variante è quasi come entrare in un posteggio. Quindi devi conoscerla bene, certo, ti porto a imparare a staccare e a entrare in curva. Certo. Va pronti? Bene. Ok, sono pronto. Dopodiché andare sui birilli che ti ho messo. A destra, vado adesso sui birilli. Frena, 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 dentro, dentro, dentro. Stai, stai qua, qua. Vedi di uscire più diritto possibile dall'altra curva. Seconda, dentro. Dentro, dentro di lì. Dopo tardi. Dentro, dentro, stai di qua, tutto dentro, dentro, vai, e allarga di qua, allarga. Filippo, dobbiamo ancora affinare un po' la tecnica, sì, qui, soprattutto su questa curva, però è il momento di entrare in pista. Sei pronto? Io sono pronto, io assolutamente. Io no, ti devo togliere la tua giubba e metterla in giro. Hai ragione, certo. Arrivo subito. Ok, ti aspetto qui. Ho
devi andare veramente per la recovery. Stati dentro e vai subito, apri. Due cose sono contrarie alla guida cittadina: la frenata, che fai al contrario, e anche il fatto che tu, quando si guida, si tende in città, su strada, si tende a stare troppo nella curva. In pista, appena puoi, tu devi allargare. Ma il fatto che sei oste cuoco vuol dire che ti fai anche i conti da solo? Non devi fare i conti con l'oste? E lascia scivolare la macchina all'esterno. Allora, questa prima l'hai sbagliata, l'hai scafazzata. La melanzana è il tuo ingrediente preferito, vero? Sì. E che rapporto hai con la patata? Guarda che la patata per me è fondamentale. A proposito di patata, quando i cuochi si prendono una cotta, rimangono al dente? Questo è la Marzullo. Bravissimo, così, vedi che qua c'è il cordolo? Feuerbach diceva che siamo quello che mangiamo. Come la mettiamo con la puntalesca e la finocchiona, allora? Della Jaguar Lounge che hai nel tuo ristorante, vedrai invece la gente che è contenta di vivere in un habitat da Jaguar. La Jaguar Lounge ho notato che per un sacco di persone è diventata una sorta di club. Amano venire lì perché si sentono a casa, perché Jaguar per loro che rappresenta comfort, capito? Allora Filippo, com'è? Hai fatto qualche giro? Io ho visto che hai preso più confidenza. Tu come ti senti? Ma mi sento assolutamente più sicuro, perché il fatto di guidare in pista, tra l'altro uno che guida in strada, sono due mondi totalmente differenti. Quindi tu praticamente mi hai consigliato da tecnico straordinario come impostare le curve, come impostare la pista. Bene, ma adesso te la senti di guidare con l'handicap? Assolutamente. Beh, sì, guarda, prenderò fiato il suono dell'autovettura nostra che si inizierà con la mia armonica. Vai, assolutamente. Allora. Oh Filippo, lui si sta scendendo, sì. Qui dalla pista dobbiamo andare. Ti sei divertito? Guarda, mi sono divertito tantissimo. Hai imparato? Ho imparato un parolone. Diciamo che essendo una giornata con te mi ha insegnato delle cose che onestamente non avrei mai potuto pensare. È impossibile, assolutamente. Mai. Però sai, guarda che sono le linee guida che ti servono anche in strada per capire determinate traiettorie, capisci cosa evitare. Capisci i tuoi limiti e capisci la tecnica. Allora Filippo, grazie mille, grazie caro. A te della pasta, della compagnia, è stato un piacere, guarda, un piacere veramente enorme. Scusa Phil, è questione di 2 euro? Ma guarda, fammi una cosa, metti in conto, guarda, tranquillo. Tutto quello che io ho fatto in questi anni è nato dalla caponata. È un
dentro c'è la conservazione naturale che lascia dello zucchero, quindi le donne facevano la caponata per i mariti che gli durasse tutta la settimana quando andavano a lavorare nei campi. Capito? Quindi è proprio la nutrizione, il comfort allo stato puro. Il segreto è la passione, l'amore, è un rito, tutto qua. Infatti io è l'unico piatto che mi faccio io tutte le sere di ogni settimana, di ogni mese, di ogni anno. Cioè non me la deve toccare nessuno, va.